Grazie, proprio Alessandro ha citato Alessandro Di Battista. Lei è favorevole o contrario alla deroga del secondo mandato per i parlamentari proposta ieri da Di Battista? Sì, guardi, o no? Io faccio sempre questa riflessione. Ci sono i valori. I valori sono: la politica è servizio nei confronti dei cittadini e della comunità ed è sobrietà. Dopodiché, personalmente, sul momento io penso che sia la cosa migliore rimanere ancorati alla regola dei due mandati. Però, se questo dovesse essere il feeling degli italiani, fermo restando che io avrei tanto piacere di trovare giovani ben più preparati del sottoscritto, ben più motivati del sottoscritto, perché la battaglia la debbono fare soprattutto i giovani. Questo è un paese in cui i cinquantenni, i sessantenni dovranno lasciare spazio ai ventenni e ai trentenni, perché si gioca in particolar modo il loro futuro e, mi lasci dire, anche il loro quella presente. Quella è la preferenza, però De Battista ha detto se si dovesse interrompere anticipatamente, questa è la cosa, cioè se si va al voto adesso, anche in primavera, quindi la legislatura non finisce. Io non ho problemi a tornare a casa personalmente, così come, siccome per me è servizio, se gli italiani, se gli attivisti del movimento dovessero decidere per un'ulteriore richiesta di impegno, con un voto così sul Rousseau, con un voto stavo per fare la stessa. Ma guardi, Rousseau deciderebbe. Certo, perché noi facciamo decidere, non decidiamo noi, facciamo decidere i nostri iscritti, per cui io sono a disposizione, come lo dovremmo essere tutti. Cioè lei dice mettete su Rousseau questa possibilità e ma questa le posso è una dire un'altra cosa, dottoressa Sardoni? Si può anche continuare a far politica stando nella propria città di residenza, dove però si lavora, continuando però a fare. Però per Di Maio le cose cambiano, se ci sono i due mandati ma o no. Per no, tutti o no. Quanti noi cambiano, perché dopo 6 anni di questa vita, secondo lei, sarà facile per il vecchio professor Morra, professore di filosofia e storia nel liceo classico Telesio, così diamo anche lustro alla scuola in cui insegnava in precedenza, di poter tornare ai libri, agli studenti, ai colleghi? Mi piacerebbe tanto, però certamente dopo una pausa così significativa non sarà semplicissimo. Purtuttavia, quella è la strada da seguire, perché la politica deve essere un servizio civile. Cioè rinunciare è una questione, una rinuncia al limite dei due mandati, però ha un, diciamo, un prezzo valoriale, la capisco così, per l'identità dei 5 Stelle. Comunque proprio lì è un altro mito della purezza, si andrebbe comunque un po' a infrangere quello del secondo mandato, dottore, perché se poi se deroghiamo tutto sul Rousseau, ho detto che dal mio punto di vista bisognerebbe mantenere quella. Però siccome, fra virgolette, siamo in una situazione emergenziale, io concedo anche alla volontà degli attivisti, per cui sono a disposizione. Ho imparato un motto da un'associazione di volontariato che si occupava di problemi di oncologia pediatrica, che ho fatto mio da parecchio tempo: se servo, servo. E politica significa servire. Però anche l'autorizzazione a procedere era un altro dei vostri, diciamo, tabù, che alla fine anche quella, pur di mandare avanti, no? La barca l'avete messa sul Rousseau e avete anche lì derogato a una l'autorizzazione a procedere al ministro Salvini parla con uno di quel 41% che si è opposto.